Una morte improvvisa che ha lasciato tutti sgomenti. È successo al dottor Antonino Grano, 42enne, il quale è stato stroncato da un malore improvviso. Lavorava come psichiatra all'ospedale di Mantova ed era sposato con una dottoressa del Carlo Poma. I colleghi lo descrivono come una persona generosa, estremamente vitale e capace di fare gruppo e con una straordinaria dedizione ai pazienti. Tanti messaggi di cordoglio, tra cui quello della direzione delle aziende sociosanitarie territoriali di Mantova e quella della direttrice della struttura di psichiatria sempre a Mantova, Deborah Bussolotti. La direzione strategica e tutto il personale delle aziende sociosanitarie territoriali esprimono il loro cordoglio e si stringono attorno ai familiari di Antonino Grano, psichiatra del CPS di Mantova, scomparso all'età di 42 anni. Un pensiero particolare di vicinanza e sostegno nel dolore va alla moglie del medico, la collega Elena Pellini, medico legale e dipendente dell'azienda. Aveva una grande capacità di sostenere le persone, anche con patologie estremamente gravi, nei loro obiettivi di vita. Riusciva a sognare con loro e accompagnarli nei progetti che si proponevano, grazie a un'umanità, un'attenzione, una scrupolosità meravigliose. Anche per noi colleghi c'era sempre, ci mancherà tanto. Chissà se ora che è deceduto improvvisamente un altro medico, qualcuno vorrà impegnarsi per cercare di capire che cosa sta succedendo. Perché è vero che è sempre successo, ma non con questa frequenza. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale.